Oggi c'è stata la sentenza per il processo contro tre ragazzi che nel 2020 sono stati accusati di devastazione, saccheggio e sequestro di persona per aver protestato all'interno della caserma Serena contro il fatto che erano stati rinchiusi senza nessun avviso, senza nessun protocollo di sicurezza per il Covid. Questa sentenza ha affermato sostanzialmente, ha fatto cadere tutto quel vergognoso castello accusatorio che era stato costruito, per cui questi ragazzi erano stati accusati appunto di devastazione e saccheggio, reato che è completamente caduto, per cui sono stati assolti, e di sequestro di persona. Addirittura c'è stata una condanna lieve che sarà appellata, con pena sospesa, quindi oggi il Tribunale ha affermato che di fatto questi ragazzi non avrebbero mai nemmeno dovuto entrare in prigione. E invece ci ricordiamo bene che questi ragazzi erano quattro, e per essere stati messi in prigione e essere stati messi in isolamento, uno di loro si è tolto la vita dopo qualche mese. Questa cosa noi non la possiamo dimenticare, e adesso pretendiamo che tutti quelli che per mesi, per anni e soprattutto in quei giorni lì gridavano a dagli addosso ai facinorosi, ai rivoltosi, eccetera, e tutte queste persone come minimo adesso devono chiedere scusa, perché sono complici del fatto che un ragazzo di 20 anni si sia tolto la vita nell'isolamento di un carcere in cui non avrebbe nemmeno mai dovuto entrare. La sentenza comunque la appelleremo, perché vogliamo che ci si arrivi a una completa assoluzione, ma già oggi il Tribunale ha fatto crollare quell'assurdo castello che era stato creato, e quindi diciamo siamo comunque contenti per questo risultato, però appunto crediamo che tutti quelli che hanno contribuito a creare i mostri e a produrre la morte di un ragazzo adesso si devono vergognare e devono chiedere scusa.